la polizia! Naturalmente non è da parte nostra un mancare di rispetto alle forze dell'ordine, anzi noi abbiamo dovuto chiamarle spesso per il nostro tipo di attività singolare che può procurare così reazioni magari incontrollate, ingiustificate. E non è, ci mancherebbe altro, per fortuna ci sono le forze dell'ordine, soprattutto quelle specialiste, diciamo, specialiste e come la bandiera del Brasile, alla Brasile. Ma sono dei cori beceri, via via. Si crede, si pensa allo stadio come un'area di impunità. Sono dei suoni che rimangono impressi. Buia come un finale da Giardino dei Ciliegi. Via Normandia, chissà se in via Normandia ci sono sia la dimora di Abramo che l'altra polisportiva, no, l'altra dove c'è Beneficità, i benefici, adesso mi sfugge anche il nome, l'Ovile, la Coop Sociale L'Ovile, che ha sede a Prato Fontana, pardon, ma vedete via Normandia, siamo qua dalle parti comunque di via Hiroshima e Nagasaki. Mettiamo anche un tappeto musicale, ma sì. Il numero Jack era un po', se sbagli la battuta, tornatene a casa. Ah. E il giocatore doveva andarsene, per cui tutti quanti in America hanno usato per un sacco di anni, anzi decenni, questa, l'inizio di questa canzone. Perché dire di Ray, Brother Ray, è uno dei più grandi della storia del jazz, del blues statunitense. Potrei fermarmi alla Ford simulando un interesse per una macchina pur di parlare con Stefania, di apparare i miei occhi. Ah, me lo riprendere, ma io che sono la divina Federica Pellegrini. Una donna, sono una donna, diceva Susanna Marcellini. Sentiamo. Ho saputo. Vabbè, su San tempo ora per fare un brano con Skype, un bacio. Boia come un finale da Giardino dei Ciliegi. Ecco, intanto grazie. Ah, quando vuole lei, volendo anche adesso se ha tempo, magari faccio un primo brano, insomma, come vuole lei. Io incasso la sua disponibilità, fra i suoi colleghi, no, ne ho fatte tante, purtroppo mi hanno chiuso un canale YouTube, ho fatto anche abbastanza lunghe, dei suoi colleghi, Abbondanza, Marcello, mi fa un grande regalo proprio, ma grazie, ammirazione, l'ho vista, l'ho seguita con piacere agli europei, salute. Proprio non c'è visibilità oggi. Stiamo cercando via Normandia, ovvero dove c'è la dimora di Abramo sicuramente, perché adesso ha sede anche la Coop Ovile, due Coop sociali, e alcuni
consorzio Romeo. Via Normandia, eccoci qua. Normandia, in Normandia. Questa siamo dalle parti di Cavassoli, di Roncocesi, Pieve Modolene. Leggiamo i messaggi di Chiara Davini. Ciao, come stai? Non ho video, mi spiace. Zana in Sudafrica in questo periodo, poi raduno federale ed è blindato. Per il resto io sto bene, grazie. Marta ha iniziato a studiare violino. Marta Cagnola di Radio 24. Marta, una... ovvero Martina Caironi, non credo. La pelle d'oca, la figlia di Chiara Davini, che fa. Posso fare uno Skype con suo figlio? Mi piace il colore, mi piacciono i temi leggeri, ma in questo caso mi limiterei a raccontare la magia del, no? Dello strumento. Ammirazione. Guardiamo gli indirizzi. Dimora di Abramo. Gattuso, certo. Allora, qui noi abbiamo dimora via Normandia 26. Andiamo intanto alla dimora di Abramo e dopo la dimora cerchiamo se ci sono anche i concorrenti o comunque i colleghi, via. Colleghi e concorrenti. Qui avrei fatto meglio a fermarmi prima. Vabbè. In Italia, regione, la Lovile. Lovile, Reggio Emilia, via Filippo De Pisis. Buongiorno. In linea con Lovile, se risponderà il primo operatore disponibile. Grazie. Certo. Sì, chi non è disponibile non mi risponderà. 32. Cerchiamo il 26. Ah, ecco, chiudono direttamente. Cade direttamente, bene, se non è giusto. In linea con Lovile, se risponderà forse il primo operatore disponibile. Grazie. Avrebbe cambiato il disco, eh. Mi chiamo Vanni Zagnoli, buongiorno, sono un giornalista. Cerco Valerio Maramotti. Fino alle? Fino all'una, idea, no? No, non ho sentito, dico, fino a quando resta mediamente? Mezzogiorno. Pomeriggio invece mai, vero, mi diceva? Grazie, a risentirlo. arrivederlo diceva il papà di Enrico Lusetti, no? 38. Ondeggia e bardeggia, qua si ondeggia la dimora di Abramo. Io qua vedo qua, ma forse l'abbiamo già passato un po'. Dove dimora Abramo? Filippo De Pisis. In Italia, regione, da 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 da. Per sempre regia live su questo. A dimora, dove è a dimora Abramo? Dove è a dimora Abramo? Abramo, insomma, mica il momento che mi sia questa la dimora di Abramo. Potrebbe essere, però, data la blindatura. C'è mica scritto per la dimora. A dimora? Mettiamo a dimora. Ok. Già dal primo round, abituarsi al tappeto. Un po' la faccia, ma un po' più di schiena. Sì, potrebbe sì viaggiare. Pararara.
accelerare, dolcemente viaggiare. Comunque siamo da questa parte. Mettiamo a dimora. Dimoriamo, attenti al lupo. Attenti al cane, vedete? 36, no. Telefoneremo anche a dimora. Sentiamo Marco Fenoglio. Buongiorno, nessun problema. Adesso non ce la faccio. Se facciamo o stasera o domani mattina, come è più comodo, non so, verso le 6:30, così ci sono, altrimenti domani mattina sono tranquillo. Al mattino tento di dormire, caro, e non riesco a dormire. Tra l'altro ho una conferenza alla Reggiana, io sono di Reggio Emilia, oggi non so che ora finisce. Se ne va? 7, non so quando, insomma, magari anche molto prima, non lo so. Sì, tipo dalle 7 in poi mi faccio vivere. Grazie. Quindi non ho nessun problema. Mi faccia sapere e poi ci mettiamo d'accordo. Grazie. Con Skype la trovo facilmente, no? Immagino Marco Fenoglio. La magia del crine che non si spezza. Tra l'altro io questi messaggi li leggo in live, su DAZN, su vannizagnoli.it, su YouTube. Allora, qui abbiamo la dimora, mettiamo a dimora di Abramo Reggio Emilia. Ma sicuramente è off limits, cioè non abbiamo la nostra struttura di comunicazione. Buongiorno, mi chiamo Vanni Zagnoli, sono un giornalista. Chiedo se c'è il dottor Codeluppi. Qualche cosa? Avevate già. No, mi piacerebbe incontrarlo per una breve o anche lunga intervista in video. Sono un giornalista freelance. Avrei piacere di raccontare con lui o con volesse lui o con chi volesse lui la dimora di Abramo, la storia. Vorrei solo vedere anche la sede, ma. Il 27. No, mi scusi, intendevo, non ho trovato, c'è l'indirizzo del 26, no? Sono qua nei paraggi, ma non ho trovato, mi ricorda il nome, Codeluppi? Ho visto un'intervista a Telereggio di qualche anno fa, Codeluppi? Luigi. Di quel Reggiano. Quindi diciamo che posso neanche avvicinare al 26, no? No, perché noi non abbiamo. Piacere. No. Poi in seguito, quando se ne esce. Certo. La ringrazio molto, allora. Buona giornata, arrivederci. Avete sentito dai titoli, cari amici, l'ascolto in visione, vedere la sede di un'azienda, di una coop sociale, anche discussa, perché insomma, sapete, no? L'attualità di certi temi non è possibile, fare una ripresa da fuori, vedere da fuori. L'idea, già bisogna prendere accordo, direi di no. Io invece direi di sì, okay? Perché è curioso, perché viviamo in uno stranissimo mondo in cui si cerca di mettere il bavaglio, di imbavagliare, no? Si imbavaglia il più possibile, ovvero se noi siamo d'accordo, se noi accettiamo, deve chiedere il permesso. Vedete, qua dovrebbe essere il 26, una sede di dimora dovrebbe essere questa. Mettiamo a dimora, no? Mettiamo a dimora, no? Vediamo. Avevo intuito, ma pensavo fosse solo di trovare il momento giusto. Tra l'altro io faccio cose
anche per ore volendo, così non disturbo più. Un abbraccio, grazie direttore, un grande abbraccio. Tra poco verranno a dirci scusi, ma lei, questo è già un luogo privato. No, questo è nelle nostre pertinenze. Domenica torna Bim Bim Bici. Poi abbiamo la giornata delle famiglie al museo, tema del sogno, per la scatenatura. La giornata europea della cultura ebraica, consiglio comunale, la riunione in videoconferenza domani alle 18.30. Invito alla stampa, domani alle 17 alla Panizzi. Bene, allattamento. Chiara Davoli, Maria Luisa Bendinelli e Annalisa Rabitti. Buona serata, Giovanni Zagnoli.it. Adesso facciamo il nostro live.